Io sono Fornaro Lorenzo, sono il direttore commerciale della FCC Permastilisa Impianti. La nostra azienda si occupa di impianti radianti a soffitto o a parete e ci presentiamo in questo sito come praticamente sostenitori dell'evento, in quanto i nostri impianti si abbinano, diciamo, in maniera integrale a quello che è la logica dell'impiantistica ad alto risparmio energetico. E i nostri sistemi vengono in realtà forniti, diciamo, integralmente, composti di quello che è sia il terminale ambiente, che è composto praticamente da una lastra di cartongesso attivata da delle tubazioni interne, con poi in appoggio quello che è il cuore del sistema, cioè quella che è la regolazione che si incarica di regolare, per cui indicare, diciamo, la temperatura dei fluidi e l'andamento del comfort ambientale sia durante la fase estiva che invernale. E anche per quanto riguarda poi la deumidificazione estiva, tutte le macchine inerenti a questo tipo di attività sono comunque prodotte direttamente dalla nostra azienda. La parte estiva è, diciamo, la parte più, se vogliamo, interessante di questo sistema, in quanto garantisce delle elevate rese a temperature che relativamente sono temperature che nel trattamento dell'aria o degli impianti normali non vengono, diciamo, utilizzate perché sono relativamente elevate. Questo è un impianto che funziona, appunto, generalmente con temperature invernali intorno ai 25-35 gradi. Parliamo di alimentazione idraulica, come di alimentazione idraulica parliamo d'estate, intorno dai 14 ai 18 gradi, questo ovviamente per la maggior parte delle stagionalità. Riesce a garantire un ottimo comfort ambientale, in quanto sfruttando quello che è il principio dell'irraggiamento e non dei movimenti convettivi dell'aria, riesce comunque ad ottenere la dissipazione di quelle che sono le fonti di calore interne all'ambiente, garantendo comunque quel tipo di calore e quel tipo di condizionamento ambientale che dà il comfort ovattato, diciamo, circondato nell'elemento che lo abita. È un sistema per cui che si sposa bene a quelle che sono tutte le fonti energeticamente, diciamo, sostenibili in questo periodo, che vengono molto pubblicizzate, tipo le pompe di calore, ma anche il solare, il geotermico, per cui tutte quelle fonti che energeticamente parlando hanno un'efficienza molto elevata. È una tecnologia ormai assodata, perché noi siamo presenti da circa 16 anni sul mercato con questo prodotto e riusciamo sempre ad ottenere negli ambienti che trattiamo circa 6.000 impianti, e tutt'oggi sono operativi e funzionanti, un comfort ambientale che è associato appunto al condizionamento, per cui non a quello che normalmente viene inteso come raffrescamento, e per cui un effetto, diciamo, più cantina che condizionamento rispetto a quello che è l'uso poi generale degli ambienti, siano essi abitazioni o uffici.